Smettila di suonare quel no. Smettila. Ma no, credevo fosse il gioco. Quell'imbecille di Giorgio invece. Comunque ma sto iniziando. Iniziato? Sì. Posso suonarlo? No, okay, ciao. No, no, dai, no, te lo vieto categoricamente. Solo se vinci. Se vinci. Allora, okay, ci siamo tutti, c'è anche Anna. Buongiorno, no, Anna. Sì, ci sono io. Perfetto. Ci sono. Allora, amici e amiche dell'internet, io finalmente. Va bene. E allora facciamo un play. Tanto decide Alex. Suona il kazoo. Esatto, suona il kazoo. Vai. Ce l'ho anch'io il kazoo. No, si basta. Non lo prendere, aspettate. No, no, no. Ce l'ho anch'io. Non è possibile. No, non ce l'ha più, l'ho portato via. No, assolutamente, categoricamente. Sei invidioso, basta, perché non ce l'hai, cioè, esatto. Allora, prima di tutto, il giorno che vorrò suonare il kazoo, andiamo un'altra parte. Votiamo allora, la mappa. Mettiamo la 2 non l'abbiamo finita, non abbiamo finito niente. Però c'è la 3, mettiamo niente. Forest. Ma non abbiamo forest. Visto neanche la 2. Vogliamo, no, la 2 l'abbiamo vista, forse tu non c'eri. Quindi fatti due domande e dati due risposte. Te la do io una per te, sei scema. Adesso mettiamo, hanno messo player più bot. Ma a noi non interessa perché vogliamo giocare solo col player che è molto più bello. Perché siamo scarsi, sì, un pochino. Perché allora, sarò io. Allora Giorgio, adesso ti do un incarico. Tutti gli altri zitti, per favore, tranne Anna che può vai, fare un dimmi, sottofondo sì, musicale con la bocca. Però aspettate un attimo io? Perché sì, però c'è okay, ok, è finita la musica. Allora Giorgio, prima di tutto sono sì, io l'uccello lungo, quindi il lungo uccello vi squarta oggi. Posso però fare il sottofondo? Aspetta, c'è la storia. Io sto tenendo qui le storie del mistero perché Giorgio devi fare una colonna sonora alle storie del mistero. Ma aspetta, okay, perché ma prima fare io. Tu Anna devi fare il sottofondo della vocale. Però qua sto dicendo, questo è un buon po'. Noi ci stiamo nascondendo perché stiamo scappando. Quindi questa è la storia, qua ce n'è ben poca. Quindi via Giorgio col sottofondo veloce. Vai. Le storie del mistero. Vai Anna anche tu con la vocaloid. Le storie del mistero. Uccello. Le storie. No, non c'entra il lungo uccello adesso. Le storie. Allora, comprate le storie del mistero. Mi raccomando, se non ce le avete già, vi faccio vedere una pagina a caso. Bellissimo, c'è Cico. Guarda com'è bruttino. Incredibile. Basta, finito, finito. Basta. Ciao a tutti. Adesso vi apro. Ma ci sono i lupi. Sì, sì, adesso. Allora, non voglio sentire. È iniziato allora da solo, ciao. Allora, zitti. Il lungo uccello. Il lungo uccello. Il casù è illegale questa ti cosa. Ti apro in quattro. Il lungo uccello è sui tuoi passi. Ti insegue il lungo uccello, no. Io sono più forte del lungo uccello. Io mi ho perso, no. Il lungo uccello. Il lungo uccello. Il lungo uccello. Il lungo uccello. No, non ci parlo più con te. Il non ci parlo più con te. Il lungo uccello. Adesso troverà Alex. Il lungo uccello. Non è vero. E poi c'è Anna. E c'è anche quello schifo di Strecacchio. No, non mi vedi. E invece sì. E sa, dov'è? Dicelo. Non lo so. Adesso non lo vedi. Basta cantare però, perché non è che possiamo fare un episodio tutto. Ho cagato una il trappola. Vabbè, non fa niente. Vabbè. Basta. Oi. UGF il musical. C'è quel bello, pisello facciamolo di Anna qui. Vieni qui Anna. Dove ti sei? Ti prego. Ti no, prego. Il lungo uccello non perdona. Dove è andata? Ma è scomparso. Ti ha giocato. Stai zitto. Ma è gigantesca sta mappa. Allora Giorgio, nessuno ti ha interpellato. Sei morto. Quindi chi è morto non può parlare. È vergognoso. Sei orribile, raccapricciante, stupido e scemo. Per il momento io sto parlando con il mio amico Alex Nautz. Esatto. Ciao. Che è in una trappola. Chi è andato nella trappola? Il lungo uccello. Scherziamo. È lungo. È lungo, lungo. Non morto. Puoi fare una cosa del genere. Sì. Io ero scappato. E invece no. Perché il lungo uccello arriva e no. Lui non perdona e no. Pronto? Chi è? Devo fare la causa. Causa Lion VGF. Devo fare la causa. Sì, compra il gioco. Compra il gioco. Ma ha preso la 45. Ma cosa sta dicendo? È scemo. Sta facendo tutto, è tutto okay, scemo questo. Preparate qua. Preparate perché tra poco arriverà la citazione in tribunale. La citazione in tribunale. Tanto io sto inseguendo Anna che qua sta andando sulla torretta a fare la casa vacanze. Allora Strecato, io ti do un avvertimento, perché siccome non esiste che rimani in vita solo tu, no? Allora o ti fai trovare o mi arrabbio. Ma io non è che mi sto nascondendo. Oh no! Ma dove è Anna? Ma è scappata? Ma è scelta, mi sono buttata di sotto. Ma il lungo uccello adesso è furioso. Ma ci sei lupi? Sarà meglio che tu non ti faccia uccidere dai lupi, poiché guarda com'è lungo! È incredibile! Ma arre. Ma che è? È lunghissimo. Una cosa proprio. Ma ti stai mangiando i lupi? Ma che è i lupi? Sto parlando del mio becco da ti lungo uccello. Il becco. È incredibile, guarda, mi dà la carica il becco lungo del lungo uccello. Chi c'è lì? Un pusillanime, niente, via. Un innocente fringuello del mare. Non mi apri la porta.
Ti apri la porta, adesso ti apro io, ti apro. Vieni qua, venite, dai, tutti e due, no! Cosa siete? I sette nani che vanno lì nella foresta, pronti a incontrare il lungo uccello. Alex, il lungo uccello. Alex, ti do un incarico. Allora, cantami la canzone del lungo uccello. Mi butto nel fuoco. No, 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 non esiste. Ah, ma non muoio. Beh, perché sei ignifugo, fai schifo anche al fuoco. Ma il lungo uccello ti uccide sul fuoco. Ma io mi ero nascosto. Vabbè, adesso guarda, ti faccio la storia del lungo uccello. Perché qua in questo setting qua con le fiamme è molto... Il lungo uccello proviene dal profondo degli inferi, dall'ultimo girone in fondo agli inferi. Giorgio, fai una musica col kazoo, però molto inquietante. Ok. Cretino. Beh, qui, quindi nel girone in fondo degli inferi proviene il lungo uccello. E lui brucia e stura con una crudeltà raccapricciante ogni persona che passa davanti a lui con il suo lungo coltello e il suo becco lungo, forgiato dal fuoco di mille inferni. Adesso rimane solo quell'imbecille di lungo uccello. Non lo so, è una cosa, guarda, è stupendo. Ma è vero che ci sono i lupi, però, devi dargli la carne. Fatti maluccio come lupi comunque, sembrano un po', sembrano dei nani da giardino. Ma te l'ho già usato ovunque. E il lungo uccello, il lungo uccello. Non puoi cantare, puoi cantare, tu devi cagarti addosso e scappare terrorizzata. Questo è il tuo ruolo, brava, perché il lungo uccello non perdona e ti quarrarra. Vieni qua, Anna, dove stai andando? Non ti preoccupare, che tua sorella lo conosce bene. Adesso aspetta il lungo uccello. Non c'è uscita da lì, mi sa, non c'è uscita da lì. Non c'è uscita. C'è uscita? Mannaggia, Pippo. Mi sa di sì. Ma porca miseria. Non va bene questo fatto, però, Questo è fortissima. Anna, dove cacchio è? Ma ogni volta mi spari. Ma è oltre il recinto. Oh, non c'è l'uscita. Anna, come ha pure saltato la trappola del lungo uccello. È fortissima, tu sei scarso. Stai zitto, perché allora non sei più. È chiusa, mi sa. Com'è andata, È il lungo uccello. È il lungo uccello. Primo piano sulla faccia. Allora, è stato bellissimo. È stato bellissimo. Probabilmente miglior partita di sempre da lungo uccello. Addirittura. Allora, rifacciamo play, che questa volta voglio terminare almeno una delle mappe. Quindi sceglieremo. Aspettate, che devo controllare il volume del lungo uccello. Perché talvolta, no, è giusto, perché il lungo uccello entra un po' nelle orecchie. Anna, perché ha un lungo becco, capito? Dammi un tuo parere sulla performance da lungo uccello che hai appena sperimentato sulla tua pelle. È il lungo uccello più lungo che abbia mai conosciuto in vita mia. Meno ambigua non potevi dire, vabbè. Però molto bravo, bravissimo soprattutto. Bravissima. Bravissimo. Pending ovation. Grazie. Grazie. Guarda, sta battendo le mani solo Anna e Giorgio. Stregato! Batto le mani per te. Alex, batti le mani. Alex, no. Ti tolgo subito dagli amici, ti espungo dalla partita, porca miseria, guarda. Bravo, con quelle mani. Senti che si sentono le mani grassotte, che fa plop plop plop. C'è tipo due meduse al posto delle mani. Sei antipatico, hai fatto una cosa che non dovevi fare, sei stato antipatico. Cosa io sono arrabbiato con te. Hai detto che non mi volevi battere le mani, sono offeso. Votiamo la foresta. Sempre foresta, mi piace molto, è molto bella, voglio scoprire come si scappa, perché sembra intrigante. Ma non siamo mai scappati da nessuna di queste. È vero, perché a quanto pare questa mappa, questa modalità di Puppet è molto difficile. Anche Kitty è molto difficile, però Puppet pure non è facile. Poi c'è sta musica in sottofondo che è un poco fastidiosa. Molto ansiosa, è vero? Non mi piace. Sembra tipo che te sta venendo addosso qualcuno. Non lo so. Tipo il lungo uccello. Però speriamo. Ah, è uscito quel deficiente. Allora lui. Io? Sì. Lui neanche lo sa. Tu hai una buona parola per tutti, Ma è scemo, non sapeva neanche di essere uscito lui. Non lo so. Cioè, io con tutto il bene del mondo che gli voglio, Allora, lui è Madou, mi ricordo, vero? Sì. Ok. Madou. Quindi devi fare un verso. Fai tipo. Io faccio il lungo uccello. Tu devi fare Madou, capito? Madou, esatto, così va bene. Però più inquietante, tipo Madou. Beh, inquietante. Dai. È inquietante, Però va benissimo. Fai una così. Pistola. Allora, non voglio sentire Streccatto perché è stupido. Qual è il piano? Esprimi il piano. Dobbiamo trovare tutti gli utensili che servono alla fuga e. Sì, ognuno. Signore. Però non rimaniamo tutti insieme. Allora dividiamoci, addio. Sono arrivato. No, devi dire. Ma tu. Esatto. Allora, qui serve una cosa. Non so cosa, però. Boh. Tu, Anna, lo sai. Serve una tessera. Tessera. La chiave inglese. Una chiave inglese. Io ce l'ho. Dove siete? Qua sopra, sei un deficiente. Mamma mia. Arrivo. Che porca miseria. Guarda che io veramente gli occhi dove ce li hai? Dietro quegli occhiali. Madou! Sta arrivando Madou! Madou!
Allora, ricordati la bene che sei. Ma quanto è brutto! È veramente brutto comunque. Oh, bruttissimo. È bruttissimo. È bellissimo. Stre, apri. Ma non posso. Apri la cosa di lato, non la porta. Clicca bene, fai qualcosa. Sto cliccando. Senza la chiave inglese in mano, magari. Prova. Fai non si può togliere. Oh mio Dio. E non si apre. Anna, hai detto una fesseria. Non era così. Allora non so cosa ma serve. No! Mentirosa. Mentirosa? Cosa? Allora, Alex, te ne devi andare. Non ti voglio vedere, con quel Madou. Ascolta, brutto. Ma dove sei te? Non lo puoi sapere. Sono... Io non ti ho mai visto. Perché sono segreto. Io sono forte. Vabbè. Io se guardo Anna e Giorgio. Va bene. Uccidi Giorgio che è stupido. Stre, guarda. Stre. Qui si usa. Lì si può. Ma. Chi non è che lo levati quel martello? Microfono dalla gola. Mannaggia a te, chi t'ha creato? Scusami. Stupido svagonato. Mannaggia a te e a Pippo. Quel gormita. Stre, ho trovato il martello. Vieni, dove sei? Guarda, bello. Sì, sono qui. Allora, il apriamo gormitone. Tutto. Apri pure qua. Madò. Sì. Madò, madò. Bravo, amici. Scappate. Va via, sai. Via. Aiuta. Ecco. Stre, vieni ad aprire, veloce. Dove cacchio ti sei? Sto seguendo. Ma non sei dietro di me, mannaggia a te. Lei è uno schio. Ma qui, ho il tipo non è vero. Stre, vieni qui. Mannaggia, Stre. Sto arrivando. Sei un pisello. Dove ma sei? No! Va via te, vai via. Stre, dove sei? Cosa cacchio di chiave inglese? Dietro di te. Apri, un'ora, aspetta, sei uno schifo. Deficiente. Ma mannaggia Pippo, screanzato, stupido. Oh. E c'era Madou. Non importi, fai maduare se è il caso. Oh. Allora, io il martello lo sto lasciando indietro, spero che non serva più, non lo so. No, non serve più. Anna è morta? Anna? Ti svegli? Tre ore per rispondere, scusa, pure? Ero distratta da Madou. Ecco, cos'è che non devi fare durante i video? Addormentarti magari, distrarti? Forse, non può essere un'idea. Non ero dormente, ero scappante. Non lo fare più, ok? E poi se io ti chiamo... Ma scusa, stavi sempre parlando con sì, sé, io ecco, che devo fare? Andare a fanquiquero. Però ti posso suggerire anche un'altra cosa. Magari parla! Cretinozza! Oh... Allora io ho preso la chiave bianca. Regola numero 743 dei video di Lion. Non parlare di cose quando lui non c'è. Non ci sono. Allora rimani. Allora regola numero 712 lo del voglio quel libro. Regola numero 712. Rimanere dietro a Lion. Anna, magari. Sì. Regola numero 822. Mai. No, t'ho aperto il gabinetto. Qui. Ficcateci dentro e non rompere le scatole. Brutta stupida. No. Ehi. Vai dentro. No, mi sono bloccato. È lì. Sei deficiente. Ma dai. Sei veramente vergognoso come Madou. Comunque, no. Amici. Alex, stai zitto. Io ho la chiave bianca. Se qualcuno sa dove si usa, se Anna si ricongiungesse con me, magari sarei anche un pochino più contento. Abbiamo Madou dietro. Ma scusa, ma può essere che tu non sai niente di sta mappa? Cioè stai girando tutto il tempo e non hai fatto nulla. È la prima volta che la vedo. Vieni con me, Madou. Vai a ammazzare Giorgio. Vai. Vai a ammazzare Giorgio. Dai, ma ne frega niente, Anna, vieni qui. Anna. Dove? Senti, allora, mai visto cosa mi ha inseguito per tutto il tempo? Anna, non me ne frega niente. Un pazzo scatenato, ecco, di nome Alex Madou. Perfetto, scusami. Fa schifo anche a sentirlo nominare, però non ce ne interessa. Dov'è la chiave gialla? Allora, io ho la chiave bianca. Qualcuno sa, ha visto una serratura bianca? Perché non lo so, è stra-difficile. Anna, vieni con me. Aspettate. Anna. No, non mi far andare via. Ho la chiave che serve a te. Io ho la chiave bianca. Ma la chiave bianca è l'ultima che si usa. Questa ho. Se venivi qui prendevi la chiave rosa. Ma la chiave gialla l'abbiamo già. L'abbiamo già usata la chiave gialla? Non è vero, sì. Stre, no. È stupido. Vai, Madou, ammazzalo. Ma cos'era? Ma il delfino. Ma non c'è niente qua dentro, Anna. Ma che cazzo? Non riesco. La maggior parte delle case non c'è mai niente, Madou. Ma è normale. Ma Giorgio no, che non è normale. Giorgio è morto. Giorgio. Ma io sono in giro. Tutti non serve a niente. Giorgio, non serve a nulla. Dove sei andato? Fai schifo. Io sei ti chiamo da 2 ore per farti vedere che ho una cosa da aprire e tu non vuoi vederla. Ma dove sei? Sono alla torre. Riesci a venire alla torre? Sì, vengo. Serve la chiave blu. No, Anna, io non ci voglio più avere a che fare. La ammazzi, Stre, Alex, per favore. Cioè, non è possibile. Non riesco. Non urlare, stupido Madou. Mannaggia a te. Madou. Giorgio, qui, che cos'hai? Fai vedere. Cos'è?
Cos'è? Non vedo. È una chiave, si può aprire, vieni. No, la chiave apre altre cose in realtà, però. No. Questo imbecille. Questo imbecille sta andando a rapinare una banca. Ma il frigorifero! Non gioco più. Va bene. Ah, ok, noi dobbiamo aprire una porta, quindi puoi prendere streccato se vuoi, sì. Apri. Ah, la carne. Ma io ti ho sparato. Allora, qualcuno Giorgio, prendi la chiave bianca, sì, la... Giorgio prendo ho detto. Io, ok, perfetto, andiamo. Adesso dove erano i lupi? Non mi ricordo più. Vieni qua. Perfetto, streccato, tu hai un tu stai parlando con un tostapane, sei veramente una rana che muore di fame. Il bello è che non ti smentisci mai, eh? Sempre rana che muore di fame. Incredibile. È giusto, cioè quello lo dimostra, no? Ma ho capito, ma boh, non lo so. Vabbè, io che mi impegno a fare video bene, ma lasciamo, sta facendo video brutti adesso. Basta, non me ne frega niente. Dai, il cibo, questi stiamo qui. Zitti per metà del. Quante cose servono? Un'ascia? Ah, non so vieni, cosa vieni, serve. Ho la chiave che ci serve. Ma per l'ascia? Una chiave per ascia? Probabilmente, potenzialmente. Va bene, allora, tre di nuovo in una trappola. Stupido, ok. Sei stupido, cioè. Ma quale? Perché così poi lui non ce li ha. Ah, hai fatto apposta. È una tattica. Vai ad ammazzare streccato. No, ne prenderò uno. Non me, ovviamente. Non mi stare neanche vicino perché sai benissimo che non lo devi fare. No, non ci credo. Apri, Anna, brava. Non fa niente. Se, Anna, fai schifo perché mi hai fatto andare non a me sulla trappola. Non c'è niente qui dentro. Anna, ti devi levare dalle balle. Grazie. Madò, ti devi levare. Esatto. Allora, ci manca da trovare. Allora, Giorgio ha la chiave grigia. Giorgio, se muori, ti ammazzo. Non ha tanto senso, ma sappilo. Anna, tu devi smetterla di andare in giro da sola e dovresti iniziare a venire dietro di me. Ho trovato l'ascia. Ma sono stata sempre con te. Sono l'unico bravo, incredibile. Cioè, non so come è possibile. Anch'io sto facendo. Cosa ciao. Stai facendo? Tu hai la chiave che ti ho dato io. Non hai fatto niente. Dove sei? Adesso ti aiuto a usarla. Qui, okay. Vieni. Allora, Madò, vai via subito. No, basta. Sì, no, allora, subito, Madò. Giorgio, apri. Giorgio, apri. Apri. Allora, Alex è stupido, borbotta, noi abbiamo finito, vinto. Anna, Anna, come avete vinto? Abbiamo vintissimo. Abbiamo perso, però aspetta, che cosa c'è lì? Un orso nella palude. Qui c'è questo orsacchiotto strano. L'ho attaccato. Che ha un occhio. Ah, è creepy. C'è un orso tutto sta camperando. Scusa, Stre, chi se ne frega? Stre? Regola numero 724, streccato, imbecille, uscite immediatamente. Che streccato gli muore il cervello, raga. Cioè, veramente, io non lo so com'è possibile, ma gli muore il cervello. Gli muore il cervello. Lui stava giocando, lui è lì, si è dimenticato, capito? Tu un imbecille che vada. Vabbè, va in pausa, così. Quindi si perde delle parti. Come poi Anna torna, poi, no? Come Anna. No. Come Anna. Che ho fatto io? Che si addormenta perché sta pensando che deve trovare la chiave verde, magari. No, sta lì. Gli si spengono le orecchie. Una cosa che non si può credere. Poi streccato sei stato l'unico a morire. Fai veramente schifo. Adesso mettiamo di nuovo play e vediamo che sicuramente adesso possiamo fare un'altra mappa. Allora abbiamo terminato la ma Anna, tu sei riuscita a arrivare all'uscita almeno? Certo. Bravissima, vedi? Infatti non ho capito perché Stre non è passato. Perché Stre fa schifo? Non lo so, non me lo... davanti. No, Stre. Ero stunnato, Stre. Stre, sei una piscetta. Veramente, cioè non è possibile definirti diversamente. Una piscetta. Adesso però speriamo di terminare anche la casa, perché andremo a vedere la casa. Siamo molto forti, quindi secondo me siamo preparati. Stai zitto, smettila. Allora, il tuo ruolo non è fare tutta degli ululati felice. Strani. Dovresti servire a partecipare alle conversazioni in modo io produttivo. Io partecipo alle conversazioni, ma siccome tu te ne vai sempre per i fatti tuoi, io non posso stare con te, capito? Quindi io cerco una cosa per aiutarti, ma tu non... No, sei tu che vai per i fatti tuoi perché sei spuzzalosa. Io no, tu sei. E Giorgio. Giorgio fa sempre schifo. Se Giorgio è sempre stupido. Senti, in realtà io e Giorgio abbiamo aiutato poi a tenerti ma non lontano dalle chiappette. Allora, non è vero. Poi non parliamo di Alex perché Alex è un pisello, perché mi veniva sempre vicino, poi dopo io dicevo Alex e lui faceva un capace. Ma lo sappiamo, fidati, si vede. Adesso però è il momento di essere di nuovo tutti amici, perché stiamo per affrontare che la casa. Bello. Che bello. Giorgio no, però Giorgio fa schifo lo stesso. Perché è io uscito... faccio schifo sempre, non è giusto. Non lo so, perché borbotti. Però adesso è uscito quella rana che muore di fame di streccato. Quello qui, secondo me, è un io motivo. Sono una fatina. No, sei un rospo orrendo, proprio grasso, di quelli una rana. No, adesso mi vedi? Una rana cinghiale sei. Tutto squartato che fai bah, e muore di fame. Che orribile cosa. Le rane. Però credo che anche Strecacchio abbia una sua skin di Madò, cioè di mi vedrà. Bucket. Alex è morto, amici, guardate. Come sono morto? Eccomi. Sei deficiente? Eccomi. Tu cosa stavi facendo? Niente. Appunto, Alex, questa porta non si apre, è magica. No, non ci provare. Cosa stavi facendo lì in mezzo? Fermo. Aspettavo che si caricasse. Non è vero, cacchiata. No, è vero. Non è vero. Oh, è vero.
vero, guarda, ho caricato come... io prima che sono allora Alex, sei un cretino, siamo tutti offesi con te. Oh, è qui, quanto aiuto, ma è proprio brutto, eh, guarda gli schifi. Non è esattamente la fatina che ti aspetti, eh. No, è un pezzo. Alex, non ti voglio sentire più, vai via, vai via. Vabbè, vai la porta blu. Vado. Anzi, guarda, voglio che succeda una cosa. Cioè, io ho un desiderio solo, non voglio finire la mappa. Voglio che tu ammazzi Alex. Giorgio, vieni qua, body blocchiamolo. Ma se non si fa prendere. Body blocchiamolo, guarda. Sta qua, guarda, no, sta qua. Vale. Sta qua. Allora non può passare perché qua li blocchiamo il passaggio. Non è vero, non possiamo. Strello, levate. È qui. Ho la chiave che mi serve, non Non ci frega bloccarmi. Niente, io voglio solo che tu muori. Alex, Strello, prendilo, è qui. Qui. Corre. Brigati! Aggiralo, è qui. Sta uscendo di fuori. Lo abbiamo visto. È qui, è nella lavanda. È chiuso. È qui. No, ma Stre è deficiente. Stre è un imbecille. Non dovete star lì vicino, se no ci do voi. Stre è un deficiente, non è possibile. No, oh, vedi? Lasciami libero. Oh, lasciami libero. Ah. Guarda che bello. Adesso abbiamo finito la mappa della casa, a posto. In realtà no, però adesso avete vinto, siete contenti? Abbiamo ottenuto una soddisfazione enorme. Ma che trappole hai, Stre, che tutte ghiacciate? Che cos'è? Non lo so, non si capisce, è una schifezza. Pensa che te rallentano dopo. No, sono solo azzurre. Non è niente. Sono belle. Allora Alex, io con te sono molto offeso, non voglio più parlarti. Per almeno 2 giorni non voglio sentire più niente da te. Ti dimentico anche il tuo nome, ti tolgo l'amicizia. E tutto questo perché sei stato fermo un secondo. Pensa a te. Regola numero 823. Non restare fermi mai, brutto sporcaccione. Per il momento io direi che ci possiamo anche fermare, perché non ci voglia più di giocare con Alex. Ma purtroppo, io mi dispiace Strema, il tuo round tanto si sapeva già che non sarebbe continuato. La prossima volta continueremo qui su Puppet. Per questa volta è tutto. E da Lion Giorgio è deficiente, Giorgio è un beota. Ma io volevo stare lì a salutare e fare Giorgio. Giorgio, qual era la regola numero 823? Non stare. Anche tu eri fermo, quindi l'hai fatta anche tu. Io posso. Ah, sì, certo. Topo, sei un topo. Va bene, Lion out. Vado nei laser.